una straordinaria giornata quella di oggi a Perugia. Le lavoratrici e i lavoratori della nostra provincia, ma della nostra regione, hanno detto chiaramente no a una manovra ingiusta, antipopolare e antidemocratica. Non è possibile, non è più tollerabile che la crisi sia scaricata sempre su soliti noti. Oggi però, con la nostra presenza forte di Rifondazione Comunista in questa manifestazione, pensiamo anche di dover dire che questo rappresenta un punto, un passaggio, diciamo, per una lotta più generale contro la manovra per far cadere questo governo. Noi abbiamo delle proposte importanti che oggi abbiamo condiviso con un'azione di volantinaggio in mezzo a questa bellissima manifestazione con tanti tanti giovani, pensionati, lavoratori, precari, disoccupati. La nostra proposta sulla patrimoniale è una proposta praticabile, possibile, ma soprattutto giusta ed equa, e che dice chiaramente alle italiane e agli italiani che la crisi la deve pagare chi l'ha generata, cioè la grande speculazione finanziaria e bancaria, contro questo neoliberismo, come dire, sfrenato, che non ha più pietà di niente e di nessuno, contro un governo commissariato dai voleri delle banche di Trichet. Occorre una grande mobilitazione complessiva di un'Italia. Oggi è una partenza in questo senso. Non dobbiamo disperdere, diciamo così, questo valore importante che oggi abbiamo visto a Perugia. L'impegno di Rifondazione Comunista è appunto proprio questo, quello di andare avanti nella battaglia per rovesciare il governo e far ritirare una manovra che non ha precedenti nella storia repubblicana.